arrivano anche i difensori, la palla invece va fuori da Gemaili che ha un buon tiro, lo prova Gemaili, il gol dell'ex Brerin Gemaili, fa 1-0 per il Napoli dopo 10 minuti con un siluro. Ancora palla per il Toro, Bascia la svirgola, poi D'Ambrosio a terra, Glick, arriva Barreto col sinistro e la palla è dentro, torna al gol 872 giorni dopo. Amsic e Gillet gli dice di no, si rimane 1-1, il destro dello slovacco fermato dal portiere belga. Palla dentro interessante per Amsic sul fondo, arretrato ancora verso Gemaili, la doppietta dell'ex, 2-1. Jonatas, destro Rosati, non ci arriva, la palla all'angolino, secondo gol per Jonatas, secondo gol per il Torino, 2-2. C'è grande velocità, cerca la palla verticale per Meggiorini, attenzione Meggiorini, passa davanti alla porta Meggiorini, 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 impazzisce l'Olimpico, grandissimo gol, quello del 3-2. Pallone per Zuniga che è in area di rigore, posizione regolare, Gemaili, incredibile, 3-3, tripletta di Brerin Gemaili, una partita che non finisce mai e mancano ancora 10 minuti. Va Cavani, El Matador, 3-4, pazzesco, pazzesco, rimonta contro rimonta e contro contro rimonta. Cavani, Edinson Cavani, entra dalla panchina e vince la partita. Per Palombo, Diana viene servito, Lecce intanto in gol, la palla dentro, attenzione, carica a sinistro, c'è il gol della Sampdoria, il gol di Tonetto, incredibile, viene per Flacchi, Flacchi che protegge bene il pallone, Vitacco aiuto, 2-1, Diana solo, Kutuzov entra in area, salta il 3, il tiro e il gol del 2-0, raddoppia la Samp. Su Recoba, Recoba di prima per Martins, Martins parte il dribbling, che solo, il tiro, e gol, e gol, riaperta, Oba, 42, attenzione, ancora palla buona, viene spallato via, Oba, acrobazia, via, e gol, 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 via, vincerà, 4 di recupero, nulla impossibile, nulla impossibile, nulla impossibile, bravo, anticipato, palla vagante, mette giù, Recoba, il tiro, Totti che può andare al tiro, ci prova Totti, palo, poi il colpo di testa e il gol, che porta in vantaggio la Roma. È rimasto a terra il giocatore del Bologna, si continua a giocare, la conclusione, palla, gol, 2-0 la mela, 2-0 la mela, ha raddoppiato la Roma. Il cross, Puzzetti, Gilardino! Questo è un gran gol. 2-1, accorcia le distanze il Bologna con Alberto Gilardino. Splendido gol di Gilardino. Palla buona per Diamanti. 2-2, ha pareggiato Diamanti. Pareggio del Bologna, 2 gol in un minuto. Palla dentro per Gilardino. Le mani di Steckenburg, poi Gilardino. Gilardino, 3-2 Bologna. Parte dagli 11 metri, fischia Rizzoli, destro di Tevez, Juventus in vantaggio al 37esimo minuto, esulta la Pash, quarto gol in campionato. Pogba, passa su Gonzalo Rodriguez, va dentro anche Tevez, dalla parte opposta Samoa, chiude Quadrado, calza uno stranissimo campanile, porta vuota, Pogba, fa 2-0, Paul Pogba. Sinistro ed è 1-2, la Fiorentina dimezza lo svantaggio, rientra in partita. Rossi si gira su Pogba, zona tiro, Rossi va in porta, Pepito Rossi, il pareggio in un lampo della Fiorentina, con Pepito, capocannoniere a 7 gol, 2-2. Cavalero solo al limite, la palla per lui, per Cavalero, dentro per Joaquin, posizione regolare, Joaquin, incredibile, incredibile, 3-2, la rimonta della Fiorentina, in 2 minuti cambia tutto. E mentre Cavalero fa correre il Quadrado, che è velocissimo, prova a stare tutti i Quadrado come un quattrocentista con l'esterno dentro l'area di rigore per Rossi, 4-2.
secondo me. Profondo Vieri, anticipato da Dida. Cristiano Zanetti, destro deviato, autogol, 2-0 per l'Inter, Cristiano Zanetti. C'è Seedorf, rientra sul destro, Seedorf, destro, Toldo, John, Dal, Thomasson, 2-1. Vuole la profondità Kakà, la trova, non lo chiude nessuno, Kakà, 2-2. Ora Seedorf, anche lui il destro. Con la maglia dell'Inter.